attendere la ripresa, ma si deve rischiare. Nonostante i tagli del 35% da parte del governo, che ammontano 2 milioni e mezzo di euro, continuiamo a stare vicino agli imprenditori e li invitiamo a rinnovare per fare un salto di qualità. Così il presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, Alberto Drudi, durante l'inaugurazione della nuova sede distaccata in via Vitruvio 7 a Fano. Nei locali messi a disposizione dal Comune e aperti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, verranno erogati i servizi inerenti al registro delle imprese e al commercio con l'estero. La nuova sede ha così permesso all'ente di mantenere il presidio in città e quindi di supportare circa 7.000 imprenditori fanesi, comprendendo anche quelli dell'entroterra, quasi 14.000 aziende. Queste imprese, pur utilizzando anche i nuovi strumenti informatici e quant'altro, però hanno bisogno anche del contatto umano, hanno bisogno anche di venire negli nostri uffici per dialogare con i nostri funzionari, perché poi oggi ogni giorno c'è una normativa nuova, ogni giorno c'è un problema nuovo, ogni giorno escono nuove normative e queste normative sono tagli da una parte, innovazione dall'altra. È questo un momento complesso, difficile, però io sono convinto che se le nostre imprese ci seguiranno su alcune indicazioni, alcune proposte, noi riusciremo sicuramente a superarlo e continuare a navigare in mare aperto come abbiamo sempre fatto. Nel suo intervento Drudi ha indicato l'estero come principale mercato, facendo l'esempio della Russia, grazie alla quale nel 2014 le Marche hanno effettuato circa 1 miliardo di euro di esportazioni, ma ha citato anche la Bielorussia e la Cina. I prodotti maggiormente richiesti sono quelli relativi al settore della cantieristica, della moda, dell'arredamento e dell'inogastronomia. Inoltre, secondo il Presidente, bisogna puntare sulla conoscenza delle lingue e sul turismo. Presenti questa mattina al taglio del nastro anche il segretario generale della Camera di Commercio Fabrizio Schiavoni, diversi rappresentanti di categoria, il Presidente del Consiglio Comunale di Fano Renato Claudio Minardi e la Giunta quasi al completo. Siamo riusciti in sinergia a trovare questo accordo per dare più servizio agli utenti, ai cittadini, ma nel mondo delle imprese e dei cittadini, visto le enormi difficoltà che tutti stanno attraversando.